Battuti sul tempo, Grillo, Ingroia e Monti, i loro simboli pressoché clonati. Come in un Truman Show, protesta il leader del Movimento 5 Stelle, deciso a dar battaglia. Primo giorno di consegna al Ministero dell'Interno di contrassegni e programmi elettorali. In fila, fuori, già dalla notte, perché per le nuove formazioni politiche fare presto è fondamentale. Ma sulla bacheca del Viminale, sorpresa, ci sono affissi già altri tre simboli davvero molto simili. Per l'Europa, Monti presidente, dove il presidente non è Mario, bensì Samuele, consigliere comunale in provincia di Cuneo. E poi, soprattutto, ci sono un altro Movimento 5 Stelle, un'altra rivoluzione civile. Nei simboli mancano solo i nomi di Grillo e Ingroia. Il comico genovese è indignato ma determinato a contrastare quello che ritiene l'ennesimo tentativo di sbarrargli la strada per il Parlamento. Non finisce qua. Dietro quel simbolo lì ci sono almeno 4-5 milioni di persone. Cosa pensate che diranno? Che diranno? Andiamo alle elezioni con due simboli? Non è possibile. Allora stiamo lavorando per vedere che tipo di azione fare, legale, perché abbiamo i legali, pensano che con la burocrazia si fa da parte la democrazia, qui siamo in un Truman Show. Parla di tentativo maldestro e non si preoccupa Ingroia, che annuncia la candidatura dell'ex grillino Giovanni Favia. Un centinaio i simboli finora depositati, da pane, pace e lavoro a io non voto. Il Viminale chiuderà i battenti domenica pomeriggio, poi due giorni per esaminare eventuali irregolarità. In caso di simboli simili di partiti al debutto, quelli presentati più tardi dovranno essere modificati entro 48 ore. Livia Michilli, Sky TG24.